Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e per questa rubrica di Nuova Finestra oggi vi voglio parlare di questo progetto dove il committente e l'architetto desideravano il massimo isolamento termico. Quindi quando si parla di massimo isolamento termico viene subito da pensare al vetro e infatti siamo partiti dalla scelta del vetro. Abbiamo scelto un vetro triplo che è quello che ci garantiva la massima prestazione possibile. Volevamo raggiungere lo 0,5 watt per metro quadro Kelvin. E siamo arrivati a questo risultato attraverso un vetro a tripla lastra con un doppio basso emissivo, con una canalina da 16 mm e soprattutto con il materiale argon all'interno dell'aria. A tal proposito, anche solamente sostituendo il gas argon dall'aria si ottiene un miglioramento del 30%, quindi tra passare tra aria ed gas argon. E nell'articolo le sono allegate anche delle schede tecniche che si passa appunto da 0,7 a 0,5. 0,7 si ottiene con tutte e due le canaline piene di aria e 0,5 si ottengono con entrambe le canaline con gas argon al 90%. Ecco, detto questo, l'isolamento termico, ottenerlo e ottenere il massimo isolamento termico possibile è una questione anche di equilibrio, perché più si vanno ad alzare le prestazioni di un sistema, più vengono fuori i punti deboli. Nel vetro il punto debole sappiamo che è la canalina, quindi lì alluminio non ne parliamo, ma anche in acciaio occorre andare nelle canaline con la massima prestazione possibile. In questo momento le canaline con la minima di espressione lineare, quindi con un valore di PSI più basso possibile, si avvicinano o sono uguali allo 0,030 di PSI. Questo è un ottimo valore e ci pone in una condizione di poco rischio di condensa nel perimetro del vetro, che come sappiamo nei mesi invernali può essere all'ordine del giorno se i lavori non vengono fatti con le giuste tecnologie. Poi siamo passati alla scelta del sistema, alla signora, alla committente, piaceva avere il calore del legno dentro, e abbiamo fatto vedere legno alluminio e alluminio e alluminio legno, che ti ricordo si differenziano appunto perché il legno alluminio ha la parte principale in legno e il rivestimento esterno in alluminio, mentre l'alluminio legno ha l'alluminio esterno, il corpo principale della finestra in alluminio, e poi è un pezzettino di legno interno che lo va a rivestire solamente per una questione estetica e magari di calore al tatto. All'architetto piaceva più alluminio legno perché voleva il taglio a 45 gradi negli angoli, perché secondo lui si sposava meglio col design, con l'impronta di stile che volevano dare all'abitazione, e siamo andati verso questa scelta che tra l'altro ci consentiva di avere profili abbastanza sottili e resistenti. Una cosa molto importante in questo sistema alluminio-legno è che sia taglio termico, perché altrimenti se non ci fosse il taglio termico, tra i due materiali si formerebbe quasi sicuramente della muffa, e questo è qualcosa che dobbiamo tendere il più lontano possibile. Poi questo sistema ci consentiva anche di fare degli infissi a trapezio che non previsti nel sottotetto, infatti c'era una bella parete anch'essa trapezoidale e inclinata nei lati superiori. E gli angoli del trapezio li possiamo ottenere attraverso degli squadretti trapezoidali. Occorre realizzare spesso queste tecnologie artigianalmente, ma non è nulla di impossibile per un serramentista. Poi siamo passati a pensare alle predisposizioni, che anche in questo caso, per l'equilibrio che vogliamo ottenere, la cosa migliore da fare è utilizzare un controtelaio a monoblocco. Controtelaio monoblocco ci consente di fare un telaio dove va a isolare tutto lo spessore del muro, e consiglio di farlo con uno spessore di almeno 85 mm, perché è uno spessore che diciamo ci tiene il più, che ci aiuta a diminuire il più possibile i ponti termici che si creano in quella zona. Inoltre, nel nostro caso, avevamo bisogno anche di pensare alla predisposizione per le persiane interne, e con uno spessore di 85 mm c'è la possibilità di inserire un murale in legno lamellare all'interno del monoblocco, in modo che a lavoro finito fosse facile andare a fissare i cardini e le chiusure delle persiane. Questo è un sistema che, se fatto bene, non dà problemi e ti dà un'estrema libertà di posizionamento di cardine e chiusure.
anche un'estrema possibilità un domani di andare a cambiare il sistema oscurante senza essere costretto ad utilizzare magari dei punti preinseriti all'interno, come fanno alcuni produttori che mettono magari delle femmine filettate. E abbiamo visto che in un cantiere reale questa soluzione, che sulla carta sembra molto valida, si trasforma in qualcosa di veramente complicato. Poi, rimanendo nelle predisposizioni, era importante garantire l'isolamento non solamente nei tre lati, ma anche nel lato inferiore. Infatti abbiamo previsto dei sottobancali con il quarto lato isolato, che andavano a isolare i sottobancali, cioè andavano a isolare i bancali e le soglie, e questo qua era già previsto con un'inclinazione, in modo che poi il muratore dovesse andare a posizionare i bancali che avessero già la loro pendenza. Quindi cercavamo di allontanare l'errore il più lontano possibile. Mi è successo l'anno scorso, nel 2022, in qualche cantiere di trovare già dei bancali con l'isolamento attaccato sotto. Questa è una cosa che mi ha acceso un sorriso, perché vedo che qualcosa sta cambiando, e anche i marmisti, che è quanto uno nel proprio immaginario lo può posizionare il più lontano possibile dall'isolamento, invece iniziano a proporre queste soluzioni. Quindi significa che c'è speranza per migliorare tutti i nostri cantieri. Ora non sarà così in tutta Italia probabilmente, però nelle nostre zone, nel Cesenatico, è qualcosa che sta già avvenendo. Poi, sempre per il discorso dei monoblocchi, avevamo un'altra problematica, perché la signora voleva mettere delle inferriate fisse nelle finestre senza persiane e delle inferriate apribili, impacchettabili nel retro della casa, dove secondo lei giustamente c'era anche più rischio. L'architetto non voleva che si vedessero queste inferriate impacchettabili perché erano brutte. Allora abbiamo previsto di fare una sorta di scrigno che, una volta aperte, si potevano infilare all'interno. Quindi abbiamo creato gli scrigno in lamiera per dargli una certa rigidità. Come sai, la lamiera di isolante è veramente poco, e dalla parte interna l'abbiamo rivestita con delle PS in modo da allontanare anche lì il rischio di avere un ponte termico che poi può generare muffa e condensa. All'esterno invece abbiamo messo delle staffe di un piatto da 6 mm di spessore, quindi gli abbiamo dato una certa resistenza in modo che fosse sia solido e sicuro, perché quando si parla di inferriate la sicurezza è importante. A tal proposito, anche nelle inferriate fisse abbiamo annegato un murale in legno nel monoblocco, nel punto dove volevamo mettere l'inferriata, in modo che, una volta che abbiamo posato l'inferriata, abbiamo trapassato il legno e vi siano andati a arrivare con quelle viti con la testa che permettono di essere chiuse in modo che non si possano più svitare nel blocco, quello portante. Quando si parla di isolamento termico e di efficienza energetica, sembra che si stia parlando della stessa cosa. In realtà, questi due aspetti ci dicono due cose diverse. L'isolamento termico si concentra sulla trasmittanza termica dell'involucro, quindi fa in modo che la temperatura contenuta all'interno rimanga la stessa, il fresco se stiamo parlando d'estate e il caldo se stiamo parlando d'inverno. L'efficienza energetica invece ci dice ben altro, ci dice sia dell'isolamento, ma ci dice anche dell'efficienza degli impianti, perché gli impianti devono essere in equilibrio con l'isolamento dell'abitazione, altrimenti in quella casa non si avrà un gran comfort e probabilmente non si avrà neanche un grande risparmio energetico, perché gli impianti giocano un ruolo fondamentale. Come giocano un ruolo fondamentale le schermature solari? Le schermature solari sono quelle che ci proteggono dall'irraggiamento estivo e sono anche quelle che ci permettono di catturare tutta l'energia del sole in inverno, perché senza una schermatura solare che possa essere aperta andiamo a perdere tutta quell'energia gratuita che l'inverno ci dona gratuitamente. Quindi che cosa abbiamo fatto? Le soluzioni, le schermature solari che meglio assolvono questo compito sono i frangisole, perché hanno delle lamelle molto larghe del tipo mobile, e sono le persiane a lamelle orientabili, che possono essere sia orientate per regolare l'ingresso della luce in estate, ma anche aperte se sono battenti o scorrevoli, per massimizzare l'apporto solare gratuito invernale. In questo caso abbiamo scelto le persiane a lamelle orientabili, a battenti,
E poi ci siamo trovati in due condizioni dove avevamo due cucine proprio installate di fronte alla finestra, dove si rende difficile andare a aprire una persiana. Sappiamo che i muri di oggi sono nell'ordine dei 45-50 centimetri, già è complesso arrivare, andare a prendere la persiana. Se poi gli mettiamo il mobile della cucina, che sono altri 50-60 centimetri, diventa impossibile. Quindi, siccome era anche abbastanza larga come finestra, abbiamo scelto una soluzione scorrevole. Scorrevole motorizzata, in questo caso con un pulsante la signora si poteva andare a aprire e chiudere la propria persiana senza fare nessuna fatica. Questo dell'oscurante davanti alla cucina è un tema abbastanza sentito, sia dell'oscurante anche della finestra. Per concludere, abbiamo visto che per ottenere il massimo isolamento termico non è sufficiente pensare a un vetro triplo, certo si può partire da esso, ma poi è una questione di equilibrio. Tutte le scelte devono essere in funzione del massimo isolamento termico e cercare di abbassare notevolmente tutti i punti deboli che ci possono essere, che magari in un'abitazione normale non destano nessun problema, ma in un'abitazione dove tutti gli elementi sono ai massimi livelli, anche un punto debole che ha sempre funzionato fino a ieri, domani potrebbe diventare un grosso problema. A tal proposito faccio spesso ai miei clienti questo esempio della squadra di calcio. Qui c'è il gambetto, una squadra di paese, probabilmente giocheranno anche bene, però se prendo di questi 11 giocatori, ne cambio 8, 9 e ci metto dei giocatori e magari che giocano in una Serie A, ecco cosa succede. Quei due o tre giocatori che rimangono, che fino ad oggi hanno giocato perfettamente, diventano un disastro, la squadra non funziona, diventano dei punti deboli e ne creeranno grossissimi problemi. Ecco, questo è quello che succede quando si vogliono ottenere le prestazioni massime. Tutti gli elementi dell'involucro devono essere allineati e in equilibrio tra voi. Spero che questo articolo ti sia stato utile per prendere qualche spunto interessante nel lavoro quotidiano che facciamo tutti i giorni e ci vediamo il mese prossimo. Ciao e al prossimo numero!